Buongiorno amici della Calabria che vorremmo, questa è la Calabria positiva, la Calabria che vorremmo perché oggi ci troviamo a Caposperone Resort. Intanto buongiorno Dominga. Buongiorno Graziano. Ecco, tra poco non svelerò nulla perché tra poco qui Dominga Pizzi andrà a sentire il direttore di questa magnifica struttura che è Caposperone Resort. Perché lo andrà a sentire? Perché, come abbiamo detto prima, non svelerò nulla. Direttore Giuseppe Di Francia, ci complimentiamo per questa stupenda spa, anche perché noi entrando abbiamo fatto già un percorso emozionale e ai nostri telespettatori stiamo facendo vedere proprio una stanza, quella dell'idromassaggio, dei massaggi in genere, giusto? Sì, questa è una stanza particolare perché abbiamo voluto caratterizzare ciò che ci ha sempre portato avanti, cioè l'esclusività. In questa sala massaggi abbiamo creato un ambiente sicuramente molto più accogliente di quelle che normalmente sono le cabine dei massaggi. Abbiamo dato la possibilità di, come naturalmente Caposperone rappresenta l'amore, rappresenta la coppia, quindi quale posto migliore per fare una spa di coppia. E questo è uno dei luoghi della spa Caposperone che caratterizza proprio il discorso della coppia, avendo appunto il doppio lettino e con la doppia operatrice, potendo quindi fare realmente un vero massaggio di coppia in anche un ambiente molto particolare, perché noi riusciamo ad abbinare al massaggio anche le bellissime docce terapeutiche che poi vi farò vedere e la jacuzzi che si trova alle nostre spalle, per cui già in questo piccolo ambiente noi riusciamo a avere queste tre situazioni diverse per la coppia che si vuole coccolare con i servizi e con i prodotti Caposperone. Sono diversi i pacchetti che offriti, i percorsi benessere. Vogliamo ricordare anche ai nostri telespettatori che già da domani siete operativi e non solo per chi si dovesse sposare, anche per chi già è sposato, comunque sia possono venire a coccolarsi in questa meravigliosa spa mediterranea. Ritornando a Caposperone Resort, dove l'eleganza si sposa con la natura, le novità del 2019. Allora, sicuramente abbiamo inaugurato il 2019 con una nuova figlia che è appunto la Caposperone Spa e questo è già stato un grande traguardo per noi, dove abbiamo materializzato quello che era il sogno di tante coppie che hanno già vissuto l'emozione Caposperone e di tante coppie che la devono ancora vivere. E naturalmente il bello di Caposperone Spa, come hai detto tu prima, è il fatto che è aperto anche a chi non è legato agli eventi Caposperone. La particolarità qual è però? Quella che è sempre una spa legata alla coppia, quindi è la nostra coppia che decide il percorso, che decide il tipo di trattamento emozionale, che decide quando vuole rimanere e dedicare 2 ore, 3 ore a quello che può essere un progetto Caposperone. Questo perché? Perché nel momento in cui la spa è occupata da una delle nostre coppie, non può essere in automatico accoppiata ad altre, per cui abbiamo veramente l'esclusività e il fatto di non trovare altre coppie, altre persone che vadano a condividere momenti particolari e anche sotto certi aspetti momenti intimi, dove uno vuole proprio staccare la spina con tutto e con tutti, Caposperone glielo permette. Vogliamo ricordare anche che sarà così, è così anche per i matrimoni, l'esclusività del giorno di chi si sposa, che è unico. Esattamente, noi oggi rappresentiamo quella che è una delle strutture emergenti nel mondo del wedding nazionale ed internazionale, perché come abbiamo visto negli anni passati, oltre a quelle che sono le coppie delle nostre province calabresi, abbiamo anche coppie che vengono dall'estero, quindi che vogliono i servizi, vogliono la qualità, vogliono le coccole Caposperone.
Bene, vogliamo anche dire, ricordare la novità della primavera, dell'estate, che cosa ha acquistato il direttore Giuseppe Di Francia per colorare ulteriormente le proprie coppie, le coppie che si verranno a sposare. Guarda, questo qua è diciamo un'altra novità, quindi un'altra sorpresa Capospione Resort, quindi non ve la posso svelare oggi, visto che oggi siamo immersi in un mondo di benessere sulla terraferma, anche se i prodotti che noi utilizziamo, la linea che abbiamo scelto è una linea di Talasso, quindi siamo sempre in legame, in unione con il mare, con l'acqua che è il nostro elemento primario, che ci ha caratterizzato tanti anni fa con i nostri percorsi di diving e di scuole subacquee, che si è trasformata con Caposperone Diver e che oggi invece è Caposperone Wedding. In qualche modo siamo tornati non indietro ma a riprendere le nostre radici e le nostre origini, unendo la spa con il mare. Quindi non abbiamo svelato nulla, qualcosa però penso che si è capita nominando il mare. Mi sa proprio di sì. Bene, cosa vogliamo augurarci per questa meravigliosa spa? Cosa vogliamo augurare ai nostri telespettatori? Quindi di venire più persone possibili per potersi coccolare, visto anche il momento. Infatti con Natalia mi sono permessa di prendere già un appuntamento per poterci rilassare e tutte e due lo faremo. Hai fatto benissimo, perché pure Graziano ha tanto bisogno di essere coccolato, quindi quale posto migliore che a Capospone Spa? Per cui la cosa che posso dire alle coppie, a chi si deve sposare, chi si è già sposato, sicuramente che non si finisce mai volersi bene. Per volersi bene quindi bisogna approfittare di queste situazioni, di questi momenti, di questi percorsi che oggi noi siamo pronti a offrire. Naturalmente io ho in prima linea con il supporto del mio grande staff che oggi è cresciuto, quindi la famiglia Capospone è cresciuta con queste ragazze che si occuperanno della parte spa, quindi delle ragazze che hanno studiato, che hanno lavorato in ambienti spa e che oggi abbiamo creato insieme dopo mesi di studio e di confronti dei percorsi proprio mediterranei che caratterizzano il nostro territorio. Abbiamo cercato di valorizzare tutto ciò che in Calabria è veramente da valorizzare, riportato qui a Caposperone, riportato all'interno della nostra spa. Questo è il positivo della Calabria, questa è la Calabria che vorremmo. E visto che ha nominato Graziano, il nostro editore, vogliamo ricordare anche la sinergia creata tra la Graziano Tomarchio Production e Caposperone Resort, che prossimamente ci sarà l'evento del Festival di Sanremo e naturalmente Caposperone Resort viaggia con noi a Sanremo. Sì, diciamo che con Graziano è quasi 20 anni che siamo in simbiosi mutualistica, perché se si cresce insieme. Tanti progetti abbiamo sposato, non è un gioco di parole, visto che ci occupiamo di matrimoni, non è neanche un messaggio subliminale, ma realmente abbiamo condiviso tanti momenti che ci hanno permesso di crescere insieme in vari ambiti, da quello che hai appena detto di Sanremo, e ne abbiamo già fatti tanti, a quello che faremo naturalmente, saremo sempre in prima linea. E non mancano l'ultimo evento importante, che è stato il premio Caposperone, che è nato da un pensiero comune con Graziano ed è un qualcosa che va a premiare le eccellenze calabresi e quindi far vedere la parte bella della nostra Calabria, quindi quella che parla veramente di cuore. All'interno della spa mediterranea troviamo Natalia Saffioti, responsabile wedding planner di Caposperone Resort. Ma per chi già non la conoscesse, andiamo a conoscerla. Come nasce questa passione per questo tuo lavoro, Natalia? Intanto buonasera a tutti i telespettatori. Questa passione nasce perché ho sempre amato l'organizzazione di eventi in generale e poi mi sono innamorata
innamorata di questo fantastico posto che è Capo Sperone, e lavorare qua è stata un'occasione per avere a che fare con tante coppie di sposi e poter quindi approfondire ancora di più questa mia passione un po' innata che poi è diventato il mio vero lavoro. Quando arriva una coppia, sì, direttamente arriva da te, perché comunque voi so che a Capo Sperone, qua dove l'eleganza si sposa con la natura, inizia a coccolarla. Ecco, tu il tuo cosa fai tu quando arrivano da te? Beh, innanzitutto cerco di conoscerli e di andare a fondo a quelle che sono la loro personalità, capire quelli che sono i loro gusti, le loro esigenze, perché ogni coppia ha le sue prerogative, quindi anche le sue sfumature meravigliose che spesso e volentieri sono di ispirazione proprio a quello che poi andrò a creare con loro. Cerco di sviluppare sempre nuovi temi, anche basandomi su quelle che sono le loro passioni, e quindi l'importanza è creare un'empatia tra me e la coppia per poter realizzare davvero il sogno che loro hanno sempre sperato e immaginato. Un po' si va a conoscere il carattere delle persone che ti, sì, si prospettano davanti, poi tu da buona psicologa oserei dire ogni tanto ci vuole anche quello, sì. E infatti, ma hai avuto mai qualche richiesta un po' particolare, un po' estrosa? Beh sì, ce ne sono state, ma non le posso svelare perché c'è il segreto professionale. Non diciamo le persone, qualcuno che magari ti ha chiesto, non so, qualcosa proprio... Sì, mi è capitato qualche richiesta, anche perché, vedi, il matrimonio di base porta ad immaginarsi sempre delle cose più grandi, più particolari, sappiamo che siamo molto attenti all'immagine, no? E quindi ci sono delle richieste che vanno al di fuori dell'immaginabile, delle volte mi spiazzano perché dovrei essere anch'io quella più, forse con più fantasia, invece delle volte mi ritrovo davanti delle persone che davvero ne hanno da me. In quel giorno particolare vogliono fare chissà che cosa, esatto. So che Capo Sperone Resort ha diverse situazioni, sì, che da poco sono state anche fatte vedere dalle nostre telecamere, vogliamo ricordarle? Sì, è nata proprio oggi la nuova Mediterranean Spa, quindi una spa dal carattere mediterraneo, assolutamente legata alla cultura calabrese del territorio, una spa meravigliosa perché immersa nella natura esattamente come lo è il nostro resort e quindi che garantisce alle nostre coppie una privacy, un'intimità assoluta, un'esclusività, perché la spa è stata pensata come una spa di coppia o comunque con gruppi di coppie, di amici che insomma vogliono fare, dedicarsi e regalarsi questi attimi di benessere. So che c'è questo meraviglioso angolo è stato creato proprio dalla sottoscritta. Sì, esatto, in quanto wedding designer ho realizzato il disegno di questo angolo e poi mi sono divertita anche un po' a metterci in mano con le mie collaboratrici per renderlo vivo e reale qui, e devo dire che è stato abbastanza difficile perché quello che vedete è tutto vero, quindi pietre vere, piante vere, quindi non c'è nulla di finto, quindi immaginate cosa vuol dire significare portarli qua. complimenti, quindi anche il tuo tocco personale nella spa mediterranea, oltre che essere responsabile del wedding planner di Capo Sperone Resort. Sì, è stato un piacere. Natalia, prima di parlare del tocco che hai dato qua all'interno della spa mediterranea, vogliamo parlare un po' sempre per la location di Capo Sperone Resort, le porte aperte che avete fatto, che le nostre telecamere hanno fatto vedere. Sì, certo, Porte Aperte è stato un evento realizzato un mesetto fa. Molto impegnativo, il progetto è stato grande, comprendeva un po' un viaggio intorno al mondo, quindi erano i quattro estremi nord, sud, ovest, est rappresentati poi dai nostri allestimenti, quindi il progetto si orientava tra nord, sud, ovest, est e quindi in automatico inverno i tropici che rappresentavano il sud, l'ovest e l'est, quindi impero romano
e Giappone. Degli allestimenti davvero coloriti, molto importanti. Abbiamo lavorato duramente, intensamente insieme alla mia fantastica squadra dalle 6 del mattino a non... in oltranza, insomma, però ce l'abbiamo fatta. Questi sono dei temi innovativi assolutamente. In particolare lo è quello del Tropical, che è stata diciamo un'anteprima di quelle che sono le mode 2019. Con dei fiori particolari. Sì, esatto, c'era il Tropical, era appunto con queste foglie verdi molto grandi, molto belle, d'impatto, insieme a dei colori arancio, rosso, corallo, molto forti, molto intensi, diciamo una scelta che potrebbe fare una coppia di sposi con un forte carattere, perché non è semplice decidere ok, io faccio per il mio matrimonio un tema tropical, ci vuole ecco appunto una bella spinta motivazionale, perché è molto innovativo. Ma hanno ben accolto queste diverse prospettive che sono state da voi fatte le coppie di sposi che sono venuti dopo? Sì, assolutamente sì, hanno amato particolarmente anche il Giappone, ma perché si sa, le sfumature del rosa sono state ecco uno dei colori tra le sfumature appunto di colore più utilizzate nel 2018, quindi diciamo il Giappone con questi fiori di pesco color rosa ecco si sono un po' innamorati soprattutto di quel tema lì. Però devo dire che è stato molto divertente, sai, ascoltare loro, i vari pareri, come la donna preferiva più una cosa, l'uomo ne preferiva più un'altra. È stata davvero due giornate molto 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 belle. Magari in una coppia chi preferiva l'inverno, chi preferiva tropicale, esatto. Proprio all'opposto. Opposti, ma ci sono. E lì bisogna trovare la via di mezzo. A te cara Natalia non manca, perché sei proprio esperta proprio in questo, per cercare di accomunare perlomeno se ci sono pareri differenti, sì, nella coppia. Bisogna cercare, esatto, io sono quella che cerca poi l'unione tra le due idee diverse, quindi in questo mi sento un po' psicologa, come dicevamo prima. Bene Natalia, sì. Oggi giornata di inaugurazione, domani so, sì, che siete già operativi. Siamo già operativi, sì, saremo già operativi, i nostri tra l'altro servizi, le varie formule che pensiamo di dedicare ai nuovi clienti sono già pronte, quindi c'è la possibilità già di usufruire dei nostri vari pacchetti. Dal percorso emozionale all'idromassaggio, ai massaggi, insomma, tra l'altro la completezza di avere non solo una spa e quindi un centro benessere, ma anche una zona beauty farm, quindi dove poter noi donne soprattutto renderci ancora più belle. E beh, mi sa mai che mi stai dando qualche idea visto anche il periodo, di poter organizzare qualcosa, poi ci sentiremo, esatto, e faremo qualcosa perché ne avrei, esatto, veramente bisogno. E ci poi prenotiamo un percorso insieme, volentieri, volentieri, anche perché qua vedendo l'ambiente è veramente un ambiente dove già entrando ci si rilassa, sì. Fatto bene, complimenti. Grazie. Quindi ci auguriamo, cosa ci auguriamo per questa spa Natalia? Bene, ci auguriamo tanto benessere per queste nuove coppie che si avvicinano al loro matrimonio quest'anno nel 2019 e alle nostre future coppie a cui potremo regalare e offrire anche la possibilità di questo fantastico servizio che è la nostra Mediterranean Spa. Graziano Tomarchio Productions firma i tuoi successi con il servizio giusto per te. Spot audio video televisivi, documentari, campagne promozionali aziendali web e televisive, redazionali per aziende e dirette web, riprese per eventi e format televisivi, noleggio internet satellitare, servizi fotografici con stampa immediata, campagne pubblicitarie con mezzi a vela. Graziano Tomarchio Productions. Contatti, pagina Facebook Graziano Tomarchio, 348 082 9948. Graziano, quanto ci vuole a prendere questo caffè? Ti vuoi sbrigare? Bruciare? Ma che cosa è successo? Ma dobbiamo partire. Ma dove dobbiamo partire? Dobbiamo andare alla Città dei Fiori, a Sanremo. Ma perché già siamo al 2019? C'è il 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana. E quindi non ci resta altro che partire, dobbiamo partire subito. Subito? E chi andiamo? Tu, io? Il camera ci dobbiamo portare. Certamente. Naturalmente anche l'attrezzatura ci dobbiamo portare.
Tutte le domeniche saremo insieme a voi, viaggiando col nostro trekking tour in diretta satellitare nelle più belle piazze della nostra Calabria, facendovi conoscere territorio, tradizione e cultura della nostra meravigliosa regione. In Piazza con noi, un programma ideato e condotto da Graziano Tomarchio e Dominga Pizzi, in collaborazione con il gruppo televisivo ADN Italia S.p.A. Non perdete questo appuntamento ogni domenica dalle ore 11 alle 12 su Calabria TV, con replica anche su Telespazio TV. Oggi perché siamo qui, Cettina? Oggi siamo qui perché vogliamo intervistare lo scultore reggino Mimmo Costantino e quindi ci ospita qui nella sua casa, nella sua dimora, per parlarci proprio delle sculture e delle opere che ha creato. Chi è Mimmo Costantino? Diciamo che Mimmo Costantino nasce un autodidatta, non è andato a scuola. Sì, è uno scultore, diciamo, che con passione, senza studio, è riuscito a realizzare le 50 opere che poi ha messo anche sul libro e che ha dedicato alla moglie in una mostra. Quindi noi siamo qui appunto per vedere come lavora queste statue e per far vedere, insomma, che nella Calabria ci sono anche degli scultori o altri artisti che lavorano proprio con passione e fanno quello che gli piace. E noi il titolo della trasmissione è La Calabria che vorremmo, che noi vogliamo questa Calabria positiva. Adesso non ci resta altro che andare a conoscere il signor Mimmo e così ci parlerà un po' di queste opere e un po' della sua vita, come nasce questa passione per la scultura e non solo. Andiamo a trovarlo. Andiamo a trovarlo. Salve signor Mimmo. Salve signor Mimmo. Buonasera, siete benvenuti. Come state? Tutto a posto? Tutto bene? Tutto ok, sì. Allora, prima parlavamo di lei, ecco, lei è uno scultore, vogliamo sentire e ascoltare più le sue parole, ecco come nasce questa vocazione per questa arte e un po' raccontare la sua vita, ecco la sua storia. Veramente sono nato a Reggio Calabria, sono un cittadino, ho lavorato molto, sono stato impiegato del comune come operaio, operaio specializzato e impiegato. Nel 1972 mi sono sposato e ho 4 figli. Si sono laureati tutti e 4 e sono in Arte Italia per lavoro. E nel 1999 mi piaceva l'arte, che giravo sempre, vedevo i monumenti, artisti, e ho detto io perché non lo posso fare pure io, qualche pezzo di arte. E mi sono messo a fare, ho fatto la prima scultura, poi a mia moglie gli piacevano queste sculture e ho continuato. Nel 2000, il 10 gennaio del 2000, ho fatto una mostra di sculture all'ufficio anagrafe del comune di Reggio Calabria. Poi è andata avanti così, poi un giorno mi è venuto l'idea di scrivere un romanzo. E ho cominciato questo romanzo quasi quasi per scherzo, ma poi andando avanti è stato molto bello. E l'ho stampato, cioè il romanzo. Allora durante il giorno mi piace nel giardino, di andare nel giardino a piantare qualche cosa, scolpire o scrivere qualche romanzo. E mi passa la giornata così. Mi cucino, mi lavo, mi stiro e sto bene così. Mi sento normale. Io mi sento un uomo normale, come tutti io, soltanto mi piace di fare qualcosa di nuovo, di bello, in modo che resta pure nella storia. Io quando ero giovane gli scrivevo romanzini ai miei figli e li leggevo e gli scrivevo sempre che sotto i ponti i barboni si raccontavano queste storie e si immaginavano e sempre esageravano. E bevevano, esageravano, scherzavano, si picchiavano e qua io mi medesimavo in questi barboni. Thank you.
prendo un blocco, lo metto sul banco e mi immagino lì dentro la scultura che voglio realizzare. Incomincio a tagliare con scalpello e mazzetta, mano a mano il materiale in più cade per terra, mentre la scultura viene fuori adagio adagio, fino a che viene la fine della scultura. Dal naso, prima spunta il naso, poi i sopracigli, poi il mento e tutto così. Poi i capelli, poi a me mi piace di lasciarli così le sculture, non lisce, lasciarli così. Giro lo scalpello, no, a suo verso. Come fate quelli dentro, finite, li guardate bene come è girato lo scalpello. Non mi piace la cosa liscia, mi piace ruvida. Io le ho fatto un regalo a lei, gli ho fatto questo regalo, come infatti lei ha tagliato il nastro di questa storia, di questa mostra, e è stato il 10 gennaio del 2000. Sono venute molte persone a vedere queste sculture, è durata 10 giorni e poi l'ho portata a casa e mia moglie ha detto da questo giorno queste sculture non usciranno mai fuori, perché era innamorata e gli piaceva l'arte. E ora li tengo qua nella scala, qua. Quando viene qualche amico li guarda e si diverte, mi domanda, mi fa tante domande e tutto. Ci sono tutti i volti, questo qua è di un giocatore di Nakamura che giocava nella regina. Questi sono i miei genitori, quelle occhi di ghiaccio, la prima scultura che ho fatto, quella la prima. Questa si chiama Maria, gliel'ho dedicata a mia figlia. Questo qua gliel'ho dedicato a mio figlio, che era Boy Scout. Bene, noi intanto ringraziamo il signor Mimmo per averci ospitato con le nostre telecamere, la Calabria che vorremmo. Ringraziamo anche il nostro editore Annibale Notaris, le TV più importanti della Calabria, delle Spazio TV e Calabria TV, che ci danno la possibilità di andare alla riscoperta di queste persone come lei, questi grandi maestri, grandi artisti e non solo. Ecco Cettina, questa è la Calabria che noi vorremmo. Eh sì, questa è la bellezza della nostra Calabria che noi vogliamo farvi conoscere, quindi siamo stati felici veramente di essere ospitati qua dal signor Mimmo. Grazie. Costantino. Grazie. E di vedere tutte le sue opere che sono veramente meravigliose. Beh, se non ci resta altro che seguirci con le nostre reti più importanti della Calabria, la Calabria che vorremmo.